Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Oggi faremo insieme la ricetta per realizzare un'ottima ricotta fatta in casa. Visto che io vivo in Germania e chi vive in Germania come me sa che reperirla è molto difficile qui. Quindi andremo a realizzare la nostra ricotta partendo una volta dal latte, e quindi in questo modo potrete ottenere anche dell'ottimo primo sale, e l'altra partendo dal siero. Inoltre vi mostrerò come realizzare un ottimo latticello. Questa è la ricotta che ho utilizzato per fare le sfinge di San Giuseppe. Vi ricordate la ricetta? Per prima cosa dobbiamo inserire 3 litri di latte intero con il minimo del 3,5% di grassi in un pentolino con il fondo spesso e accendiamo la fiamma a fiamma media, altrimenti si brucerà sotto. Non abbiate premura di fare arrivare il latte a temperatura. Il latte dovrà raggiungere una temperatura tra gli 85 e i 90 gradi. Dopodiché andiamo a prendere la nostra smetanina oppure smant in tedesco e lo andiamo a mettere in una ciotola. Lo smant o la smetanina la potete reperire tranquillamente alla Lidl. Credo che ci sia anche alla Lidl Italia. Sto utilizzando tutti i prodotti della Lidl così da farvi capire che, essendoci anche in Italia, li potete reperire anche voi. Se non doveste usare trovare la smetanina, potrete sostituirla con del crème fraîche. Per queste quantità di latte ne andremo a utilizzare 600 grammi, quindi la mettiamo in una ciotolina e l'andiamo a mescolare con un paio di mestoli di latte dal latte totale della ricetta per renderlo un po' più fluido. Per andare a raccogliere la vostra ricotta andatevi a preparare una ciotola abbastanza ampia, mettete di sotto una tazza e appoggiatevi sopra la fascella, la fascedda, come diciamo noi in Sicilia. Per chi non ha il termometro da cucina, non preoccupatevi, orientatevi con il cucchiaio. Quando si andrà a formare un leggero velo e quindi una patina sottile sul vostro cucchiaio di legno, il latte sarà a temperatura, quindi tra gli 85 e i 90 gradi, non deve assolutissimamente bollire. E andiamo ad inserire la nostra smetanina, che se non avete, come vi ho detto prima, potete sostituire con della panna acida o con del crème fraîche. In molti realizzano la ricotta senza caglio partendo dal limone e latte, ma con il limone ho notato che si va a creare un sorta di retrogusto molto acido che a me sinceramente non piace. Questo è il metodo che io più preferisco. E dopodiché, quindi mescolate il tutto, coprite con un coperchio, abbassate la fiamma di un pochino e aspettate che la vostra ricotta salga. Adesso vedrete quando sarà pronta, ci vorranno all'incirca 10-15 minuti. Quando vedete che inizia a sbuffare, spegnete la fiamma e togliete la pentola dal fuoco e andate a raccogliere la vostra ricotta con un mestolo con i buchini. Se avete quello a maglie strette, ancora meglio, io non ce l'ho, devo rimediare. Andiamo ad inserire la nostra ricotta così dentro la nostra fascella o dentro un colino a maglie strette, se non vi trovate a casa la fascella. Ci vorranno all'incirca 2 fascelle di queste dimensioni, questa è quella da mezzo chilo, perché la ricotta prima deve asciugarsi. Dopodiché, dopo che abbia perso il liquido in eccesso e quindi il siero in eccesso, l'andiamo a trasferire tutto in una fascella. All'incirca otterremo con questi ingredienti 400 g di ricotta. E questa è la ricotta che andremo a ottenere dal nostro latte. Guardate quanto è soffice, è davvero buonissima, ragazzi. Io qua, come vedete, l'ho trasferita tutta in un'unica fascella già. Questa è quello che otterremo. Per realizzare la nostra ricotta vera e propria, quindi partendo dal siero, andiamo a fare riscaldare di nuovo il latte a una temperatura di 90 gradi, il latte, scusate, il siero che abbiamo ottenuto dalla ricotta precedente, e andiamo ad aggiungere 200 ml, di acqua e 200 g di panna acida.
Mettiamo il coperchio e attendiamo che salga di nuovo la nostra ricotta a fiamma bassa, mi raccomando. Quello che volevo dirvi riguardo la ricotta vera e propria prende questo nome perché appunto si chiama ricotta cotta di un uovo. Quindi la vera ricotta è ottenuta dal siero, dalla cottura del siero insieme al caglio. Noi non abbiamo il caglio e utilizziamo la panna acida. Questo è quello che otterremo e andiamo a fare come prima, andiamo a raccogliere la nostra ricotta e la mettiamo nella nostra fascella. Guardate che bella! Se la volete utilizzare nei dolci come ho fatto io, mettetela in frigo a colare per minimo 24-36 ore. Deve essere bella asciutta, altrimenti la potete utilizzare per la pasta o per qualsiasi altra preparazione. Adesso andiamo ad ottenere anche il latticello, quindi andiamo a colare tutto passandolo da un coglino a maglie strette il nostro siero, quello che ci è rimasto. In realtà è diventato latticello. Io lo metto da parte in un barattolo di vetro chiuso ermeticamente e lo vado ad utilizzare per i miei lievitati o per i miei dolci lievitati. Ed ecco qui la ricetta della ricotta. Spero che vi sia utile, specialmente per chi vive in Germania come me. Se la rifate, inviatemi le foto. Vi ringrazio ancora a tutti per aver visto il video fino alla fine. Alla prossima video ricetta dalla cucina del cuore. Ciao!